Lo sbarco degli alleati a Licata, un grande episodio di storia che porterà l'Italia alla liberazione. Sì, diciamo che l'operazione Aschi, appunto quella che in codice viene definita lo sbarco anglo-americano in Sicilia del 10 luglio 1943, è un grande evento storico. Un evento storico che ha visto coinvolte parecchi paesi alleati contro quello che appunto era il nazifascismo e quindi per la riconquista della libertà in Europa. È una delle più grandi operazioni anfibie della Seconda Guerra Mondiale, vengono coinvolte quasi 3.000 navi, sono circa 2.600 navi che portano nell'isola oltre 500.000 soldati, 14.000 automezzi, 1.800 cannoni, quindi si immagini quello che doveva essere 69 anni fa, il posto dove noi in questo momento stiamo registrando questa intervista. Quindi è stata una grande operazione da cui è partita la liberazione poi dell'Europa e quindi arriverà poi fino a Berlino. L'operazione Aschi, nome in codice dello sbarco in Sicilia, fu un'operazione che vide coinvolto il sito di Licata tra i tre prescelti per l'operazione Aschi per lo sbarco della Settima Armata USA. Erano i tre siti erano Licata, Gela e Scoglitti, ma la prima ad essere presa d'assalto dalla terza divisione e dai Rangers americani fu proprio la spiaggia di Licata, le quattro spiagge di Licata. E da questo 27.000 soldati soltanto nella notte del 10 luglio si riversarono sulle nostre spiagge e da qui poi partì da Licata la conquista della Sicilia occidentale. E a Palermo arrivò per prima la terza divisione che sbarcò a Licata, a Messina arrivò per prima la terza divisione di Trascott che sbarcò a Licata, cioè voglio dire Licata fu il sito più importante dal punto di vista strategico, dal punto di vista perché aveva un porto e qui si costituì la testa di ponte proprio perché era una spiaggia, aveva quattro spiagge ben individuate, ben coperte, ben protette dove approdarono questi soldati per ripartire poi a ventaglio verso l'interno per la conquista della Sicilia. Nicchi Toscani, che poi rappresentò qui il primo governo dell'amministrazione militare alleata, venne a Licata quasi un anno prima a vedere chi erano i licatesi, che vizi avevano, che virtù avevano, che costumi avevano, che tradizione avevano. Quindi faceva parte di un piano ben preciso a venire a perlustrare la zona. I licatesi diedero una assoluta collaborazione ma anche tante vite, giovani, donne e uomini licatesi persero per questo sbarco. Io stamattina ricordavo lo sbarco alleato di 69 anni fa, ho detto che sostanzialmente dobbiamo fare una revisione storica perché non dobbiamo guardare alle bandiere di appartenenza di una guerra che fu combattuta da tanti giovani, quindi tedeschi, anglo-americani, canadesi e quant'altro, italiani persero la vita per un ideale che noi oggi vogliamo ricordare, perché una città che vive dei ricordi vive nel ricordo della tradizione di una grande città.